Andate a passare l'astere, andiamo giù così non vediamo noi. I telefonini ragazzi, grazie. Ditemi voi. Con il fatto di Ciuccio è finita l'era. Aspetta un secondo, sì. Quale carne da pesca. Guarda così. Pronti, partenza via. Sarà una bellissima, straordinaria occasione di cambiamento per i cittadini che sono in questa, perché il governo nazionale non sono tanto che ci sarà un'occasione di cambiamento per i 50 anni, per i toscani, un cambiamento per i pugliesi, per i marchigiani, per i campani, e penso che conferma per i liguri e per i pugliesi. Aggiungo anche la Val d'Aosta, che non si ricorda quasi nessuno, ma vota anche la Val d'Aosta, e lì quasi sicuramente ci sarà un presidente donna e un presidente di Aosta. Non vedo l'ora che arrivi questo 20-21 settembre, poi i problemi di Conte e Renzi prescindono dal voto delle regioni. Il 21 settembre c'è il 14, quindi la regione del sono molto preoccupato da genitore, perché al di là degli insulti che la signora Azzolina mi riserva quotidianamente, non ho capito a che ora devo portare mio figlio a scuola, a che ora dovrà andare a riprendere, dove mangia, dove quanti compagni sta in classe, quanti insegnanti avrà, se fa ginnastica, se va a lezioni al cinema, al museo, al bed and breakfast, se ha i banchi mobili, i banchi con le rotelle, i banchi fissi, cosa fa in palestra. Quindi io penso che un ministro talmente incapace in un momento talmente delicato sia una sciagura per la scuola italiana. Sì, siamo arrivati ormai a fini pubblici da Spagna, nonostante la chiusura di stazione Covid è un'urgenza non solo economica ma anche sanitaria. Gli italiani sono distanziati, seguiti e multati, mentre anche oggi ci sono decine di clandestini che girano indisturbati per l'Italia senza nessun controllo. Mi domando poi, io fra 43 giorni vado a processo a Catania per il capo degli sbarchi. C'è una nave con 273 migranti che tra giorni girondola fra Lampedusa, Trapani e Augusta, quei sindaci del PD e dei 5 Stelle che negano lo sbarco. Quindi mi domando perché a processo ci deve andare solo. Prego. Aumentano i tamponi, aumentano i contagi. Il virus di oggi, lo dice qualunque medico, non è per fortuna il virus di marzo. E le terapie intensive contano solo decine di posti occupati in tutta Italia. Quindi paragonare la situazione di oggi a quella di marzo significa fare un torto ai morti, al lavoro dei medici, degli infermieri, bisogna stare attenti, bisogna usare la testa, però non c'è nessuna emergenza in corso e chi dipinge l'Italia come un lazzaretto fa il male dell'Italia. Ma in Sardegna bisognava avere il passaporto sanitario? In Sardegna ci sono più contagi in alcuni centri per immigrati che non nei locali, quindi bisogna dare i numeri per quelli che sono. Se aumenti i tamponi aumentano i contagi. Il 90% dei positivi non ha nessun sintomo, non entra neanche in ospedale. Quindi i contagiati di oggi per fortuna non sono i contagiati di marzo. Basta chiedere a qualsiasi medico la situazione è questa. Poi faccio anche un appello ai giornalisti di verificare le notizie prima di darle, perché ricoveri in stato gravissimo a Roma, a Napoli, a Palermo, a Padova, di cui abbiamo letto nei giorni scorsi sui giornali, non esistono. Quindi prima di allarmare e preoccupare le persone sarebbe meglio controllare la fondatezza delle notizie. Senta, col panto anti-inciuccio, è finita la stagione per cui la Lega non si allerà oltre che con il centrodestra? Noi governiamo tantissime comuni, tantissime regioni con il centrodestra, dal 21 settembre ne governeremo ancora di più. Abbiamo fatto un anno di governo che rivendico con quota 100 e flat tax con i 5 Stelle, poi era impossibile continuare a lavorare con Toninelli e Bonafede. Il futuro vede la Lega sicuramente al governo di questo paese con un'alleanza di centrodestra alternativa con la PD 5 Stelle. Questo, appena gli italiani potranno votare, penso che sarà l'esito delle elezioni.